Mister Satan, vieni dentro, buffone, farlocone, inutile che fai così, che ti fai vedere dalle ragazze sul lungomare. Vieni dentro che ti dobbiamo recensire io, Antonio. Vieni qua, farlocco. Satan, 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 Satan. Grande campione. Il grande campione, ragazzi, l'abbiamo dovuto, perché questo è fuori dalla scatola, perché se n'è andato a trastullare, a farsi vedere sul cornicione di casa di Antonio dalle donzelle che passavano qua sul lungomare. Siamo in trasferta, siamo qua a casa di Antonio a fare queste recensioni dal mare, perché non ci fermiamo, perché questo è il mio canale dove vado a recensire statue, doll, action figure, robot show, Gokin, Hot Toys, poi cosa ci sono, i Cavalieri dello Zodiaco, i Midcloth, tutto quello che è il mondo del collezionismo, che io adoro e anche voi adorate. Lui è Antonio, è mio cugino, è anche un dentista numero uno qua della zona. Ciao, quindi ragazzi, se avete qualche problema, venitelo a trovare in studio e vi farà pure lo sconto del 10%. Solo per i fan di Mr. Satan. Ecco, per i fan in questo caso di Mr. Satan. Voi portate l'action figure di Mr. Satan in automatico 10% di sconto, vabbè, dai, più 5, Satan, più dai, 5. Tutte le action figure, tutte di le Rambo, action. Dai. Salò da. Satan, no. Salò Ringraziamo Satan. Sempre Antonio, perché ci sta fornendo gentilmente il materiale che stiamo andando a recensire, perché voi sapete che io le SH Figuarts di Dragon Ball non le faccio. Ne faccio qualcuno, giusto 5-6 pezzi, ma lui le ha tutte, quindi riusciremo pian piano a farvele vedere. E quindi, come abbiamo già detto, lui in questo caso è già unboxato, è scappato fuori per fare il brillantone con le donne. Non ci sta dentro, ragazzi. Non ci sta dentro, non vuol stare nella scatola. Quindi, che facciamo? Andiamolo a vedere subito nel dettaglio da vicino, vediamo tutto quello che c'ha regalato Bandai all'interno insieme a Mr. Satan, e poi dopo lo vediamo girare in qualche posa simpatica. Eccoci qua, amici. Allora, andiamo a vedere Mr. Satan. Ve lo faccio vedere così, perché prima vi voglio chiedere una cosa. Vedete, andiamo di qua perché non voglio toccare. Se qualcuno di voi lo sa, ci può dire che differenza c'è tra queste due cinture del campione? Perché noi non la sappiamo. In uno c'è un'aquiletta, vedete, nell'altro c'è un demone con le ali, due spade incrociate, le corna, ma non riusciamo. Tu, Antonio, anche tu ti ricordi la differenza? No, purtroppo no. Vedete? Sono due cinture da campione, ma non ricordo che differenza ci sia. Adesso niente, vi facciamo la figura, ve la facciamo vedere dopo. Vi facciamo vedere una mano, vediamo una mano e i volti. Allora, ce la facciamo a prendere questa mano, ragazzi? Non ce la facciamo. Con calma. È l'emozione, ragazzi, l'emozione. Allora, prendiamo le teste, poi una sorpresa che vi spiegherà poi Antonio, la vediamo dopo, e la mano, una mano, se riesco, questa col dito, perché mi sono fissato su questa. Oh, ce l'abbiamo fatta, via questa. Allora, partiamo dalla mano. Guardate che ride, l'hanno fatto la mano con tutta la sua peluria, perché lui era molto peloso, ve lo ricordate? Era un uomo maturo, bello di altri tempi. Un farloccone era un falsario. Io direi che era il falso campione del mondo. Il falso campione del mondo, il falsario. Allora, e la manina l'abbiamo vista. Poi andiamo a vedere il viso arrabbiato. Guardate qua, come sculpt, tanto forse è l'SH Figure che ha più visi e fatti meglio. Sì, fatti meglio proprio. Guardate qua, dettagli, anche con più dettagli sicuramente. Guardate qua anche il pelume sul mento, guardate i denti, fatto veramente bene. Queste visi qua sono eccezionali. Poi vediamo questo qua anche serio. Vedete, fatto Mr. Satan veramente bene. L'ho detto, come visi top, eh. Qua è la più bella. E questo che io lo adoro, guardate. Spaventato, qua è quando vede il potere di Majin Buu. Oh mio Dio, qua mi fa la pelle, mi uccide, guardate che bello, che bello. Terrorizzato, guardate gli occhi come sono fuori, rotondi a palla, fatto benissimo, guardate l'occhio a palla così, ma perché non lo uccide? Adesso facciamo vedere questo, e qua vi racconta Antonio perché con questo grazioso cagnolino che è fondamentale diventa amico di Mr. Satan, anziché trasformarlo in cioccolatino, caramella, diventano poi fedeli amici.
Infatti, poi quando questo cagnolino venne ferito, non mi ricordo da chi, dalla polizia, non mi ricordo da chi, Mister Satan, il Majin Buu si arrabbiò e si separò dalla parte, diciamo, la parte benigna dalla parte maligna. E quindi poi nacque poi i vari Super Buu e Kid Buu, la parte più malvagia di Majin Buu. Terribile Kid Buu, ragazzi, ve lo ricordate? Guardate qua. Allora, partiamo dal mantello, vedete? Gli hanno fatto un mantello bianco fatto veramente bene, è morbido, sì, Sì, è in morbido, classica PVC morbida. morbido. Poi vedete, hanno mantenuto sia sulle braccia che sulle mani la sua E sul peluria, petto anche anche. sul petto, vedete? Anche sul petto sotto il fiocco, vedete qua? Anche in questo viso come nell'altro, vedete? Guardate che bello che è. Questo proprio è uno dei È più belli. dettagliatissimo, è È tipo bellissimo. dettagliatissimo, ragazzi, è veramente bello, bello, bello. Mister Satan spacca, è veramente bello. Guardate, questa è la cintura, secondo me, Antonio, da Più campione più bella, bella, perché sicuramente. vedete, è in rilievo rispetto all'altra, è fatta molto meglio, ma non sappiamo la differenza per quello che l'abbiamo chiesto. Se qualcuno lo sa, ce lo vuole scrivere. Guardate anche le scarpe con diciamo, le scarpe di Stivaletti stivaletti da boxer sono da queste. boxer da Da combattimento. combattimento, guardate, fatto bene. Guardate qua, gli snodi vengono coperti da queste plastiche qua. Hanno fatto veramente, guardate qua, Bello, veramente bello. bello. Mister Satan, una delle più belle, ragazzi, eh? Guardate che bella, ne vale veramente la pena. È veramente bella, 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 bella. Questo davanti, dietro, come possiamo vedere, ha la cintura che Anthony gli è andato già a mettere. E gli snodi che sono però completamente coperti da questa parte qua. Hanno fatto veramente qua un bel lavoro. Dai, andiamolo a vedere girare. Eccoci qua, amici, a vedere Mister Satan, che lui era proprio il re dei farlocchi pallonari. Incredibilmente un falso campione. Antonio, spieghiamogli agli amici perché, ma lo sapranno sicuramente, ma almeno mentre visionano. Esattamente come è Si fatto. prendeva i meriti di tutte le vittorie, diciamo, contro tutti, diciamo, i peggiori nemici, Freezer, Cell, era, diciamo, il super campione per la gente comune, non sapevano dell'esistenza di Saiyan, e quindi pensavano che fosse lui il campione che liberava la terra, diciamo. In realtà era un super farloccone. Era debole, forse Il più proprio debole, proprio era il più il più debole. debole in assoluto che troviamo all'interno di Dragon Ball. Forse anche Bulma era più forte. Può essere improbabile. Forse le prendeva anche da Bulma, La però figlia, se ricordiamo la figlia di Satan, Videl, che poi si sposò con Gohan. esatto, bravo, anche questo hai fatto bene a ricordarlo, ma penso che gli amici queste Lo sanno cose già. le sanno già, però il fatto sta che lui si prendeva questi meriti, sembrava agli occhi del mondo il più forte combattente di tutti i tempi. In realtà era il più chiavicone di tutti. Quello che succede anche oggi sul mondo del lavoro, che è quello che fa finta che sa far tutto, è una bella parlantina, E in realtà non sa ma fregare. magari in realtà è proprio il più scarso che non sa fare, non sa combinare una ceppa di nulla. E lui era la stessa cosa in Dragon Ball. Fingeva essere il numero uno nella lotta, invece era il più scarso. Comunque, ragazzi, potete vedere che Bandai ha veramente fatto un'opera Un d'arte. capolavoro, sì, bellissimo. Questa è l'SH Figure tra le 5 forse più belle. Più dettagliate sicuramente. Sì, più dettagliata, più bella, fatta veramente bene. Non posso dire niente, non trovo difetti. Rispetto ad altre SH Figure sono andate a coprire di più gli snodi, quindi l'hanno resa anche più bella anche da vedere. E ha centrato proprio il segno facendo per me una delle 5 SH più belle. Queste, Majin Buu, sono le più Confermo, belle. Poi vabbè, confermo. Goku perché Ma ce ne riuscirà sono da tante, qui. non è facile fare una classifica. Ma queste delle prime Queste sicuramente 5 tra le più dettagliate. sì, è tra le più dettagliate, più belle in assoluto. E che dire, concludiamo questa recensione, tanto gli amici l'avranno visto benissimo. Satan, 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 Satan. Satan. Lui lo presentavano sempre così, era il re dei farlocchi, il presentatore, quello con Gli gli occhiali da occhiali sole. da sole, ve lo ricordate, ragazzi? Incredibile, comunque veramente Bandai con questa figura ha colto nel segno, ha fatto
veramente una bellissima figure. Ah, guarda, non l'avevamo fatta vedere. La scena epica del cagnolino, guarda qua. Sì, qua fa vedere il cagnolino, immagino. Ce l'ha messa proprio Bandai anche dietro, guardate. E c'è anche la scena dove lui tira un cazzotto a C18, ma in realtà C18 cosa non ricevesse nulla. Sì, una carezza. Lei faceva finta di essere sconfitta per prendere i soldi, C18, che era una molto legata ai soldi. Comunque questa cosa non ci avevamo fatto caso all'inizio, veramente. Anche le scatole di Bandai, come vedete ragazzi, guardate, le curano sempre veramente veramente bene. Guardate anche qua il laterale, collezionate anche le scatole, molto belle, tenetele ragazzi sempre bene, perché una cosa che non abbiamo detto nelle altre recensioni, come sappiamo il collezionismo guarda tanto anche le scatole, quindi le scatole non le ammaccate, non le rompete assolutamente, non le buttate via, perché crolla drasticamente. Se voi una figure da 100 euro li buttate via la scatola, se la vendete a 30-40 euro è tanto, diventa loose. Quindi mi raccomando, assolutamente tenete con cura le scatole, piuttosto le mettete in uno scatolone, le chiudete e portate in cantina, in box, ma tenete sempre con cura anche le scatole. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, pollice alzato, like al video, attivate la campanellina, così potete seguirmi in tutte le recensioni, perché vi arriva la notifica, vi potrebbe scappare qualcosa che poi vi interessa e ve lo potete procurare. Iscrivetevi al canale, lo potete fare andando in maniera classica in alto e fare iscriviti, o quando esco io col guanto di Thanos, cliccare lì sopra, poi ti esce iscriviti e iscriviti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Poi se venite in Calabria, passate, come ho già detto, a trovare Antonio al suo studio, che vi aspetta con piacere e vi farà anche lo sconto per voi collezionisti. Un saluto dal Carletto e Antonio. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima recensione.